Buonasera telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con il videogiornale che apriamo parlando del maltempo che nelle scorse ore si è abbattuto sul nord-ovest, in particolare sul Piemonte e sulla Valle d'Aosta. In Francia e in Svizzera ci sono stati feriti, ma nelle nostre regioni i danni sono stati ingenti, soprattutto nel Torinese, in Alta Valsesia e in particolar modo nel Verbano Cusio-Ossola. Ed è proprio lì che andiamo con questo servizio. Danni per milioni sia a livello pubblico che a livello privato, ma Cugnaga si è risvegliata questa mattina devastata. Sono state circa 3 ore di maltempo, dalle 11 fino alle 2 della mattina. Il rio Tamba che è esondato, la piazza del comune si è improvvisamente trasformata in un fiume che portava a valle detriti. Le case sono state invase dall'acqua, diversi danni appunto alle strutture private, ma anche agli alberghi a livello viario. Il sindaco non ha esitato questa mattina a parlare appunto di danni per milioni di euro e ci vorrà molto tempo per poter riportare il paese alla normalità, un paese che si apprestava comunque a vivere la stagione estiva nonostante il maltempo che sin qui ha caratterizzato la stagione. Peraltro questo era il weekend della Esta Himalayan Trail, un appuntamento internazionale che richiama davvero tanti appassionati della corsa in montagna. Settimana prossima dovrebbe esserci la Fiera di San Bernardo, che a questo momento è veramente in forse valutata la situazione. Una situazione tragica, hanno definito chi qui risiede: manca l'acqua, manca il gas, manca la corrente elettrica. Sono tanti i volontari che in questo momento stanno operando in paese, la protezione civile, i vigili del fuoco, gli AIB e poi tutta la popolazione che si è messa a disposizione di chi in questo momento ha necessità di sgomberare i pian terreni e le cantine delle case dal fango e dall'acqua. Questa dunque la situazione, una situazione in evoluzione e si tenta in questo momento di fare una prima conta dei danni che appunto è davvero ingente. Ma la situazione è grave perché con la luce al mattino cominciano a venire fuori tutti i grossi problemi che il disastro che è successo questa notte. L'unica notizia che si può consolare è il fatto che non abbiamo morti, non abbiamo feriti, non abbiamo dispersi, perlomeno fino ad oggi non abbiamo nessuna segnalazione, ma abbiamo Staffa e Pecetto praticamente che sono isolati sia sotto la viabilità sia sotto i servizi, perché comincia a mancare l'acqua, perché i bacini sono vuotati, non c'è la corrente, perché ci sono le cabine di trasformazione allagate, c'è il metano che è stato danneggiato, cioè ce ne abbiamo di tutto e di più, insomma il paese mezzo invaso dai detriti, i torrenti che sono fuori alveo, che dobbiamo riportarli in alveo, e stiamo cercando di intervenire con le emergenze e con le ordinanze. C'è stata una gara di solidarietà, vediamo, in paese, no? Il paese ha risposto tutto per cercare di dare una mano. Sì, tutto il paese è stato presente, è disponibile, però dobbiamo intervenire con attenzione, con professionalità, perché fortunatamente non ci sono stati né feriti né morti, no? Però non dobbiamo fare degli interventi improvvisati, perché il volontariato è lodevole, ma deve essere fatto con professionalità, con attenzione e con cura della sicurezza degli interventi che si vanno a fare. Sindaco, arriva nel mezzo questo maltempo di una stagione estiva che era già stata caratterizzata da maltempo per tante settimane. Ma guardi, è un disastro, abbiamo avuto i campionati europei di calcio e abbiamo giocato con la palta. Oggi c'erano le gare di corsa in montagna, che è un avvenimento a livello internazionale, praticamente non si è fatto nulla. Settimana prossima abbiamo la Fiera di San Bernardo, non so come saremo conciati per poterla fare o meno. I danni che si sono arrecati si compromettono la stagione estiva. La neve è venuta, ma è venuta tardi, ci ha compromesso la primavera. Il tempo non ci favorisce, speriamo che il giudizio ne prenda un po' anche il tempo, non solo la gente. I danni sono ingenti, no? Possibile al momento fare una quantifica di questi danni? Guardi, la quantificazione dei danni in questo momento io posso dire che sono fior di milioni, cioè sia a livello pubblico sia a livello privato, perché abbiamo delle case che sono dei pensili, no? Perché sono state scavate sotto, abbiamo tutte, praticamente tutte le cantine allagate,
tutte le masserizie danneggiate, gli operatori economici con danni delle scorte, eccetera. Per cui dire oggi un numero è impossibile, cioè non, però sicuramente sono fior di milioni, sia sotto l'aspetto pubblico, di opere pubbliche danneggiate, sia sotto i privati, sui danni che hanno avuto nelle loro attività, nelle loro masserizie. Senza contare che c'è un danno economico indiretto, che è la mancanza di flusso turistico, perché la gente se ne sta andando e quindi anche tutti gli investimenti fatti per la stagione estiva probabilmente sono persi. Lei ha avuto modo di sentire magari il presidente della regione per illustrare quanto è successo qui? Peraltro questa non è l'unica zona del Piemonte a essere stata colpita dal maltempo. Purtroppo diciamo che il maltempo ha interessato anche altre zone del Piemonte. Ognuno ha i suoi problemi gravi e ognuno di noi deve portarli avanti. Noi siamo la periferia del Piemonte, però devo dire che la regione è stata attenta. Questa mattina all'alba ho mandato le richieste di aiuto e di soccorso, si sta muovendo la regione per le sue competenze e speriamo che trovi i fondi per poter poi finanziare le opere. Ed è notizia di queste ore che mentre è in corso la conta dei danni c'è una prima ricognizione da parte della Regione Piemonte per capire quali siano stati gli effetti devastanti causati dall'emergenza maltempo. Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha già firmato la richiesta dello stato d'emergenza rivolta al governo, in particolare al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Servono subito 25 milioni di euro, ha detto Cirio, soldi che saranno necessari per le prime urgenze. Una volta che i livelli dei fiumi si saranno abbassati, definiremo nel dettaglio gli interventi di ricostruzione necessari per riportare la situazione alla normalità. Danni ingenti anche in Valle d'Aosta, lo sapete, le località più colpite, state vedendo le immagini, sono state Cogne e Cervinia, ma c'è paura per le nuove precipitazioni attese per la giornata di mercoledì. Dopo il maltempo dei giorni scorsi, i meteorologi infatti prevedono nuove piogge, anche se i fenomeni saranno più contenuti rispetto a quelli dei giorni scorsi. Anche in Valle d'Aosta i danni sono stati ingenti, come avete visto nelle immagini. Anche qui serviranno lavori di ricostruzione importanti nelle prossime settimane. Una richiesta, quella del presidente Cirio, per quanto riguarda il Piemonte, che riporta l'attenzione su problemi annosi e in particolare si focalizza sulla necessità di interventi economici immediati per far fronte all'emergenza. Ed ora voltiamo pagina e andiamo a Vercelli, dove si è insediato il nuovo sindaco Roberto Scheda, che parla dei progetti futuri. Roberto Scheda, nuovo sindaco di Vercelli, allora prime battute, primi giorni di lavoro, che cosa le piace particolarmente di ciò che ha ereditato dall'amministrazione precedente e che cosa invece vorrà cambiare fin da subito? Dato all'inizio questo slogan, la continuità nella discontinuità, continuità perché tutte le opere che sono in piedi, i cantieri che sono in piedi, hanno un valore aggiunto che è quello di togliere il degrado a parte della città, questa stupenda città, e quindi meritano tutte le considerazioni. La discontinuità significa il metodo. Del resto a Milano c'è stato un convegno da Tito Boeri che ha fatto arrivare i maggiori archistar da tutto il mondo. La conclusione di quel convegno è stata: prima di costruire, ascoltare. Cosa significa? Ascoltare le categorie, la gente, i residenti, e poi dopo operare. Quindi farà qualche correzione, diciamo, correggerà un po' il tiro su quello che è il progetto, il grande progetto di Kipar? Va bene, il grande progetto di Kipar riguarda praticamente questo viale che è storico, che sta nella cerca dei viali. I correttivi si imporranno laddove andremo e dove saranno possibili, per vedere di aiutare il mondo del commercio e i residenti ad essere un po' più sereni. Andiamo a Grignasco, dove la nuova giunta Beatrice comincia a porre le basi per il suo nuovo mandato. Tanti i progetti da realizzare. Insediato ufficialmente il 26 giugno, il sindaco Roberto Beatrice di Grignasco inizia a lavorare. Quali sono i punti principali su cui si concentrerà in questo primo periodo di elezione? Ma allora, inizialmente portare a termine tutti i lavori già in essere che ci sono, ma infatti in questi giorni siamo già intervenuti su un parcheggio che era rimasto fermo per la questione delle elezioni, quindi l'abbiamo portato a termine. Il progetto del polo sportivo, che siamo agli sgoccioli anche in questo caso,
caso il primo lotto viene terminato, poi si farà il bando per il secondo lotto, intanto si penserà anche ad affidare la gestione della palestra, dei campi da padel e da tennis. In più bisognerà intervenire in primis, perché nel nostro programma c'era anche una serie di parcheggi a servizio del centro storico e del centro del paese, intervenire sul piano regolatore per inserire questi determinati terreni come parcheggio. Quindi il lavoro subito ce n'è da fare, più altri chiaramente si porterà avanti il programma su lavori pubblici, su socioassistenziale. Ecco, il tessuto sociale di Grignasco com'è? Ma no, il tessuto sociale di Grignasco, diciamo che negli ultimi anni ha tenuto bene. Chiaro che ci sono comunque delle difficoltà dovute al momento storico che si sta vivendo, però diciamo che come consorzio casa, in collaborazione col comune, si tende sempre ad aiutare le persone in difficoltà, sia famiglie o singoli individui, quindi continueremo su questa linea e si cercherà anche di implementare gli aiuti in caso di necessità estreme. Voltiamo pagina, pratica, empatia e relazione nelle manovre di soccorso, ne parliamo in questo servizio. Noi siamo in Sism Novara proprio, a circa 150 iscritti quest'anno, e in particolare noi siamo ragazzi che hanno fatto un progetto che si chiama SmileX, che è un progetto che attraverso lo strumento della clownterapia cerca di formare il futuro professionista della salute a quello che è la relazione, al rapporto più empatico col paziente. E quindi in particolare veniamo a fare questa attività circa in gruppi di 5-6 ragazzi, e per noi ha una valenza appunto formativa, nel senso che impariamo proprio la relazione, in particolare in questo caso col paziente pediatrico. Poi in realtà il progetto di base è rivolto invece a un gruppo più ampio di pazienti, a pazienti di tutte le età in realtà. E è proprio un arricchimento sia professionale che in realtà anche umano, perché magari sono cose che durante il corso degli studi non ci vengono insegnate, ma che in realtà sono molto importanti, e quindi cerchiamo di portare un'integrazione alla formazione universitaria. Continuiamo a parlare di salute, in particolare dei problemi delle vie aeree e di prevenzione. Via aerea può essere studiata in modo incruento attraverso esami funzionali, la spirometria di cui abbiamo già parlato, e attraverso marcatori di infiammazione, in particolare il feno, che viene rilevato con dei parametri numerici che genera una sorta di semaforo nella possibilità di interpretazione. Sotto i 25 pico sotto i 25 è un feno normale, tra i 25 e i 35, tra i 50 e i 35 incomincia a essere patologico, e quindi si può, sulla scorta di questo dato, che va comunque interpretato e non preso e acquisito come singolo numero, dare un segnale al clinico affinché la terapia venga modulata in rapporto all'entità dell'infiammazione. Il paziente che precedentemente ha eseguito il test della determinazione del NO espirato si accinge in questo momento a fare la spirometria, e dopo una breve raccolta dei dati anagrafici e anamnestici, la infermiera, in questo caso la Cinzia, che è un nostro tecnico ormai annualmente esperto sul tema, lo invita a fare una serie di manovre che in qualche modo consentono, ricavando una curva di volumi e di flussi, d'essere interpretata alla luce degli obiettivi che ci si prefigge. La spirometria semplice è il primo scalino diagnostico e rappresenta per noi il termometro, quello che per la febbre è il termometro a mercurio, e quindi è il primo momento in cui noi possiamo fare screening, a volte diagnosi e spesso follow up di questi pazienti. La spirometria può semplice, per come viene eseguita, potrebbe non essere sufficiente a chiarire dubbi che vengono poi messi in mano al clinico, che decide se fare una spirometria più articolata e più complessa,
che la nostra struttura ospedaliera è in grado di erogare per pazienti tendenzialmente più complessi e che fanno riferimento alla nostra struttura dopo aver affrontato le prime eventuali cure sul territorio. E adesso cambiamo decisamente argomento e conosciamo i dettagli della lotteria organizzata dal Rifugio EMPA di Novara. Lotteria 2024, fino all'8 luglio è possibile partecipare. Certo, lotteria EMPA 2024 di EMPA Novara per raccogliere fondi destinati alle cure mediche dei tanti cani e gatti che purtroppo ospitano ancora il nostro rifugio. Ricordiamo che sono sempre numerose in estate le cucciolate che arrivano di gattini abbandonati perché la sterilizzazione ancora è una prassi che è poco praticata perché viene considerata da chi abbandona poi gli animali una pratica contro natura. Di conseguenza per noi il periodo estivo è veramente un periodo complicato, quindi abbiamo pensato a questa lotteria con 100 premi in palio, di cui potete vedere tutto l'elenco dei premi sui nostri riferimenti social e sul sito internet empanovara.com. L'estrazione sarà appunto l'8 luglio alle ore 17, quindi fino a quel momento, fino a un attimo prima, è possibile acquistare i biglietti al costo di un singolo biglietto di un euro, quindi proprio alla portata di tutti. Se tutti i cittadini donassero un euro avremmo raggiunto il nostro obiettivo, quindi invitiamo tutti quanti a sostenerci anche in questa iniziativa. Già in tanti hanno partecipato, chi ancora non lo sapesse appunto e volesse aiutarci può venire a ritirare i biglietti o direttamente al nostro rifugio, oppure c'è sulla nostra pagina Facebook l'elenco delle attività di Novara che ci sostengono e che hanno i biglietti, oppure è possibile per chi non riesce a raggiungersi di persona mettersi in contatto con noi attraverso la mail novara@empa.org o WhatsApp al 338 30 16 137 e vi daremo le modalità per acquistare i vostri biglietti. Quindi partecipate, contribuite in questo modo alle spese veterinari dei tanti ospiti di EMPA Novara e adottate consapevolmente. Assolutamente sì. Al via da oggi allo stadio Provini di Novara la Little League di Baseball in servizio. Anche quest'anno non poteva mancare al Provini la Little League. Ormai sono 14 anni che si disputa questa bellissima competizione riservata ai giovani atleti. Sì, vuol dire che in questi anni si è lavorato bene e che la federazione trova un punto di riferimento in Novara, Novara che sarà Città Europea dello Sport 2025, speriamo questo evento confermato nuovamente o magari di aggiungerci anche altri eventi, un evento che è sempre un piacere ospitare, che coinvolge tante nazionali e fa parlare di Novara fuori dai confini cittadini, provinciali e regionali. Questa mattina c'è stato il primo incontro del torneo, vinto dalla Germania sulla Francia per 7-3. Oggi pomeriggio cerimonia d'apertura con il giuramento, che è tipico delle tornei della Little League, dove un giocatore e un allenatore leggono quello che si chiama pledge in inglese, che poi è una dichiarazione di voler giocare lo sport al massimo del livello agonistico ma anche sportivo e di etica sportiva. Ci sarà questo e poi ci sarà l'incontro Italia-Olanda che chiuderà la prima giornata di gare. È la prima giornata di 5 giornate di gare fra 5 nazioni: Olanda, Francia, Repubblica Ceca, Germania, Italia. Le prime due classificate di questo torneo sabato si giocheranno la finalissima e la vincente andrà a disputare le World Series in America a fine luglio a Eastleigh in South Carolina. Sono ragazzi di 13-16 anni, tutti vincenti di un torneo delle regioni del proprio paese. Quindi per esempio per l'Italia ha vinto il trofeo delle regioni il Veneto battendo l'Emilia Romagna per 3-2, quindi il Veneto sarà qui a rappresentare l'Italia. Sono 14 anni, passati davvero in un soffio. L'emozione è sempre la stessa perché i ragazzi creano questa emozione. È bello poi vedere in campo i talenti giovani, i ragazzi under 16. Anche a livello organizzativo è una macchina molto rodata, questa prima di Baseball Novara e oggi Athletics Novara, quindi per ospitare queste manifestazioni di altissimo livello, bisogna dirlo, perché qualificano una squadra che andrà negli Stati Uniti a difendere appunto non se stessa, l'Italia, l'Olanda, la Germania, la Francia, ma la regione.
Europa, Africa, quindi hanno un mandato molto esteso e una responsabilità molto importante per dei ragazzi di 16 anni. L'anno scorso chi aveva vinto? Aveva vinto l'Olanda, quindi questo a dimostrare, come aveva vinto prima la Spagna, che non è monopolio delle squadre italiane, il migliore vince. Dal 9 al 14 settembre la città di Novara si prepara ad ospitare i mondiali di hockey su pista. Per presentare l'iniziativa nei giorni scorsi in città c'era anche il ministro per lo sport. Il momento tanto atteso è arrivato, finalmente sono stati presentati ufficialmente i campionati mondiali che si terranno proprio a Novara i primi di settembre. Qualche numero? 39 nazioni provenienti da tutto il territorio del globo, abbiamo 67 squadre, mediamente distribuite un terzo maschile senior, un terzo 19 categoria giovanile e 19 femminile senior. Si giocherà una media in 15 giorni di circa 13 partite al giorno su 4 impianti. Io credo che sarà veramente una grandissima festa di sport, 1000 atleti e tecnici attesi. Naturalmente una copertura televisiva che va dall'Oceania al Sud America al Nord America, quindi crediamo veramente che sarà, come ho avuto modo di dire in precedenza, una grandissima festa di sport, ma soprattutto la più grande occasione per la città di Novara di riportare la propria città e la propria storia alla ribalta internazionale dell'hockey che conta. 100 anni dell'hockey a Novara, il ritorno dopo 40 anni dei mondiali e l'hockey Novara che finalmente torna in Serie A1 nel posto che le spetta di diritto alla fine. Assolutamente, mi riferivo proprio a questo, è bella, mi sembra quasi una congiunzione astrale di quei fenomeni planetari che accadono soltanto una volta ogni tanto. Noi abbiamo il dovere però di fare in modo che questa manifestazione resti sulla nostra città, resti sul nostro territorio e possa essere foriero di ulteriori miglioramenti. Si riparte, ma non vogliamo che sia un episodio, ma sia qualcosa di stabile che possa darci la giusta possibilità e la giusta serenità per il futuro. Restiamo in tema ed ascoltiamo adesso il CT della nazionale italiana, Alessandro Bertolucci. Manca pochissimo ormai per i mondiali, è vero che siamo a luglio, ma settembre è veramente alle porte. Sì, manca poco, c'è grande emozione, grande tensione per questa manifestazione importante di questi World Skate Games, soprattutto in una città come Novara che è stata per tantissimi anni la culla dell'hockey italiano e mondiale, quindi c'è grande responsabilità anche da parte nostra per poter tutti i modi di fare un grandissimo mondiale. Secondo te qual è la squadra tra le... Ma in questo momento qui è chiaro che è difficile perché ci sono 5 nazioni di grande livello, però in questo momento qui credo che l'Argentina, dopo il mondiale vinto e dopo il torneo di Montreux, la Coppa delle Nazioni a aprile che ha vinto, credo che abbia qualcosina in più, ma si parla proprio di dettagli perché tra Italia, Spagna, Portogallo e Francia c'è tantissimo equilibrio. La nostra nazionale invece, dico nostra perché la sento anche un po' mia. La nostra nazionale penso che sia matura per fare un grande mondiale, io mi auguro da protagonista e c'è, come ho detto prima, grandi aspettative e di conseguenza pressioni, ma è anche vero che chi fa questo mestiere qui deve imparare a vivere e convivere con le pressioni che sono quelle che ti danno l'energia per poter far bene. È tutto, grazie per essere stati con noi, buona serata con i nostri programmi.